ottobre siamo andati a Lunghezza, dove c'è la comunità di Castelverde. Siamo partiti dal binario 95 alle 10.30 e siamo arrivati alla stazione di Burtina, dove ci sono i lavori che l'hanno trasformata completamente. Il treno ci ha portato a Lunghezza, alla stazione sono venuti a prenderci. Abbiamo trovato una calorosa accoglienza, ci sono circa 60 ospiti che godono dei servizi, il letto per dormire, due pasti al giorno. Fra questa iniziativa ho voluto aprire il centro al territorio e con il pretesto di aprire una biblioteca abbiamo cercato di creare un luogo comune, un luogo di incontro, di scambio e per abbattere alcuni pregiudizi che ci sono riguardo ai senza dimora. E le persone che stanno qui non sono i malati che vanno tenuti a distanza, ma sono gente come noi, perché potremmo anche noi trovarci nella loro stessa situazione, come già ho conosciuto altra gente. Ci sono anche le donne con i bambini che danno al centro un lieto modo di vivere. Alcuni ospiti si conoscevano da tempo. L'umore della giornata era buono, un caldo sole rendeva la giornata più gradevole del solito. Alle 13 abbiamo mangiato con gli ospiti. È stato un bel momento, condividere il pasto con tutti, che ci ha permesso di conoscere la vita del centro. Ho fatto da mangiare dei maccheroncini, aglio, olio, pomodoro e melanzane, squisite. Gente che è piaciuta, al dente, normale. E poi ho dato un contributo a livello di aiutare in cucina, un po' tutto quanto, insomma. Alla gente fuori, sapendo che tu stai qua, ti scansano. Poi alle 14 c'è stata la benedizione da parte del parroco della chiesa, dei nuovi locali, la biblioteca fra tutti. Il sacerdote ha spiegato come nasce la solidarietà fra gli ospiti e gli abitanti del paese, l'accoglienza a chi non ha una casa e un lavoro stabile. Quindi veniteci spesso, usate i libri che vedete, fate un cammino proprio di conoscenza innanzitutto personale e poi anche estendete quello che imparate verso gli altri, perché chi non sa dipende, chi non sa si deve appoggiare all'altro, chi sa non si deve appoggiare ma entra in relazione. Abbiamo distribuito i cuochi della domenica che ci ha fatto da biglietto da visita. Poi c'è stato uno spettacolo di animazione per i bambini che si sono molto divertiti e l'intrattenimento col karaoke, dove hanno cantato gli ospiti. Alle 18 la giornata era terminata, però tutti volevano che continuasse. È stata una bella giornata per la comunità e per noi, che siamo andati a trovarla. Speriamo che ce ne siano altre così belle da passare insieme. Daniele Lucaroni per Shaker.